Tant'è che qua ho in mano appunto una proposta di legge costituzionale che i nostri colleghi della Camera hanno il 22 aprile prima depositata e poi ieri ulteriormente fatto incardinare. Essendo noi Repubblica parlamentare, reputiamo che adesso il Parlamento possa immediatamente prendere in considerazione questo testo per votarlo. Noi certamente siamo dell'avviso che il personale amministrativo debba comunque essere tutelato nei suoi diritti, ma in questo modo noi daremo un altro cazzotto alla partitocrazia che ha invaso le istituzioni e gli enti pubblici a discapito dei diritti della cittadinanza.